DTM. Tre semplici lettere che nella mente di ogni italiano proiettano forte l'immagine di una vettura di colore rosso col biscione incastonato nell'anima e un accento vagamente toscano. Cari ascoltatori, benvenuti in questo nuovo episodio di Storie a quattro ruote. I protagonisti di oggi sono Alessandro Nannini e Roland Ash. Allacciate le cinture, scaldate i motori, si parte. Storie di auto leggendarie, storie di moto bizzarre, storie di eventi sportivi che abbiamo dimenticato troppo presto, storie di uomini e donne che hanno cambiato radicalmente il mondo dei motori. Questo è Storie a quattro ruote, il nuovo podcast di Piedi Pesanti, e io sono Ermanno Ceccherini. È il 1994, siamo a Singen, in Germania, città nota per il suo castello che sorge su un antico vulcano attivo nel Miocene. La pioggia batte incessante e bagna il circuito cittadino dell'Alemannenring. Oggi corre il DTM. Due gare, 36 giri, poco più di 100 km in totale. Le qualifiche su asfalto asciutto vedono Stefano Modena a bordo dell'Alfa Romeo 55 conquistare la pole position davanti a Nicola Larini. Alessandro Nannini è solo sesto. Entrambi guidano una 155. Gara 1 si è conclusa in un modo a dir poco rocambolesco. La pioggia la fa da padrona. Alla prima staccata, Modena va a lungo. Larini ne approfitta e inizia a condurre la gara. La 155 di Nannini parte con la determinazione di una pantera che salta sulla preda. Prima curva e il pilota toscano è già terzo. In soli tre giri, Nannini è attaccato agli scarichi di Modena. Le direttive della squadra corse Alfa Romeo sono chiare. Fuga e vittoria di Nannini, che deve assolutamente portare a casa il bottino completo se vuole vincere il campionato. Ma Nannini freme, scalpita osservando la 155 di Modena e decide di tentare il sorpasso per poi lanciarsi all'inseguimento di Larini. Un leggero sovrasterzo spinge però la 155 di Nannini col posteriore sul muso di Modena, un piccolo contatto che però lancia il toscano a muro, o meglio, sulle gomme. L'impatto avviene prima con l'anteriore, poi con il posteriore. Ciò nonostante, Nannini rimane in seconda posizione. Ma a che prezzo? Un prezzo altissimo. La sua 155 ha perso l'ala, ha il paraurti anteriore distrutto e il cofano che si solleva in velocità compromettendo la visuale del pilota toscano. E non è tutto. Il vero problema è rappresentato da una perdita di lubrificante nel radiatore dell'olio motore. Tre giri dopo, Nannini è box. Perde due giri per le riparazioni, torna in pista, ma poco dopo si ritira. Zero punti in gara 1. La fortuna però fa un regalo al reparto corsa Alfa Romeo e a tre quarti di gara si ritira anche Ludwig su Mercedes, rivale in campionato proprio di Alessandro Nannini. Larini nel frattempo continua a dettare il passo. Modena segue ma non senza difficoltà dopo aver perso la quarta marcia già al decimo giro. La sua 155 concluderà comunque al secondo posto, seguita da altre tre auto del biscione, 5 Alfa Romeo nelle prime 5 posizioni. Ai box del reparto corse del biscione si esulta, ma Giorgio Pianta sa bene che la sesta Alfa, quella di Alessandro Nannini, doveva posizionarsi sul gradino più alto del podio. Tutto da rifare in gara 2. Com'è che si dice? La speranza è l'ultima a morire? Vedremo. I problemi, infatti, non sono finiti. Ricordate i danni alla 155 di Nannini, vero? Bene, i meccanici, pur lavorando alacremente, non sono stati in grado di risolvere tutti i problemi. Ma il toscano deve correre, e per farlo arriva in soccorso la 155 di Giorgio Francia, che, da regolamento, può mettere a disposizione la sua vettura al compagno. Tutto risolto, direte voi, e invece no. È vero, parliamo di due Alfa Romeo 155 quasi identiche, ma c'è un piccolo dettaglio che complica le cose. L'esemplare di Giorgio Francia ha un cambio ad H, quello di Nannini è un sequenziale a doppia leva. Il pilota toscano dovrà faticare non poco per domare la 155 in questo insidioso circuito cittadino. Nel frattempo continua a piovere. La pioggia battente teoricamente non dovrebbe essere una buona notizia, e invece lo è, perché la nostra Alfa Romeo è a trazione integrale e ciò le assicura una tenuta di strada che le rivali neanche si sognano. Semaforo verde,
Si parte. Al primo giro, quattro Alfa dominano la gara. Sono quelle di Larini, Danner, Nissen e Modena, che purtroppo è ancora con una marcia in meno. Nannini e Ludwig partono dalle retrovie, ma l'italiano quasi subito sorpassa la Mercedes e, in men che non si dica, risale alla sesta posizione. Davanti a lui c'è Reuter, su Opel Calibra. Non è una buona notizia. Anche la Calibra, infatti, è dotata di trazione integrale e rallenta Nannini fino al 24esimo giro quando, approfittando di un doppiato, il toscano infila finalmente il suo rivale. Pochi minuti prima si era anche ritirato Van Ommen, sempre su Mercedes. Questa, invece, è un'ottima notizia perché in classifica Van Ommen precedeva Nannini di qualche punto. A pochi giri dalla fine le Alfa Romeo sono in testa. Cinque auto del Biscione sfrecciano nella cornice tedesca, umiliando anche i rivali più accaniti, come appunto Ludwig, che viene doppiato senza poter far nulla. Le sorprese, però, non sono finite. Anzi, qualcuno direbbe che la gara inizia proprio qui. Nissen e Danner, a bordo delle 155 in testa alla gara, decidono di darsi battaglia. E nello specifico Nissen tenta un sorpasso che fece rallentare entrambi, opportunamente superati da Modena. I piloti infatti si fermarono completamente in pista e Modena ne approfittò. Qualche minuto dopo, proprio a causa dei danni riportati in questo incidente, sia Danner che Nissen abbandonano la gara. Quello che sembrava un fine gara banale, quasi scontato, assume per i tifosi e per il muretto del Biscione le fattezze di un film horror. Al 29esimo giro Schneider e Asch si defilano per far passare Ludwig, che risale così in settima posizione, due piazze distante da Nannini, che fino a questo momento è virtualmente campione, più o meno. Il pilota della Mercedes in questo modo può racimolare altri importantissimi punti che lo consacrerebbero di fatto campione del mondo. Ma tutto è ancora aperto. Mancano solo tre giri alla fine. Nannini è inseguito da Roland Asch, che è un doppiato. All'ultimo tornantino dell'Alemannring, il pilota su Mercedes sperona l'italiano che si gira. Un triste gioco di squadra che ha un solo scopo: far vincere Ludwig. Nel tentativo di riprendere velocemente la gara e soprattutto accecato dal nervosismo, Nannini riparte danneggiando la sua 156 ed è costretto a ritornare ai box per rattoppare nel minor tempo possibile la povera Alfa Romeo e sostituire gli pneumatici. Le riprese mostrano solo una parte di ciò che è successo. Il toscano infatti scende dalla vettura per rincorrere Asch e farsi giustizia. Solo quando realizza che a piedi non avrebbe mai raggiunto la Mercedes, riparte con una tale foga da rinunciare alla retromarcia e utilizzare il guardrail a mo' di molla per rimettersi in posizione. Giorgio Pianta, incredulo, abbandona la sua postazione. Nannini è giustamente furioso. Esce dai box consapevole che ormai ha zero speranze di diventare campione. Non corre più per i punti. La 155 è una pantera a caccia di una preda meschina e irrispettosa. Il pubblico capisce. In pochi minuti gli occhi sono tutti sul toscano, che si ritrova proprio dietro la Mercedes di Asch alla staccata di curva 5. Ora, non possiamo sapere cosa gli è passato per la testa in quel momento o se già da una decina di minuti gli occhi di Nannini fossero rosso sangue. Fatto sta che il pilota senese, senza pensarci troppo, si è fiondato contro la Mercedes di Asch lanciandolo in una via di fuga. Una manovra che farà discutere, una manovra definita antisportiva e forse dobbiamo ammettere che è stato proprio così. Ma se non altro, il pilota italiano ha avuto l'accortezza di infliggere questo durissimo colpo laddove i rischi per la salute di entrambi erano ridotti al minimo. L'Alfa Romeo è in fiamme. Nannini non ha di certo smaltito il nervosismo, ma a modo suo si è fatto giustizia ed esce dalla 155 svelto ma con fierezza. Come giusto che sia, ne seguiranno indagini, interviste, richiami. C'è però un dettaglio di cui parlano in pochi. Ipotizziamo per un attimo due vittorie di Nannini e tutte le Alfa Romeo nelle prime posizioni. Senza imprevisti, ma includendo le rimonte dei tedeschi quando, a 10 giri dalla fine della gara, un incidente ha spianato loro la strada. Manteniamo poi immutato l'ordine d'arrivo delle altre vetture, sia in questa che nella gara successiva, ovvero quella di Hockenheim. Anche così, purtroppo, Ludwig avrebbe conquistato il primo posto del campionato.
ma c'è un secondo dettaglio che sfugge ai più. Alfa Romeo avrebbe vinto il titolo costruttori, che all'epoca era decisamente il premio più ambito. Ecco allora che forse la storia assume una sfumatura ancora una volta differente. Non si tratta più di Nannini contro tutti, ma di Alfa Romeo che viene ingiustamente privata di punti fondamentali per raggiungere un traguardo che, dati alla mano, avrebbe vinto con un solo punto di vantaggio. Siamo comunque stati a un passo da uno dei meme più popolari di sempre. Se Nannini avesse acciuffato Ash, il meme del pilota Mercedes con un occhio nero avrebbe riscosso un enorme successo. Cari ascoltatori, arrivati a questo punto è difficile comprendere davvero come siano andate le cose. Certo che il comportamento di Ash non è però stato dei più corretti o amabili. Però, indubbiamente il motorsport è anche questo. Croce e delizia per noi appassionati che sosteniamo il tricolore in giro per il mondo. Anche quando, come nelle giornate di Zingen, c'è un diluvio universale. Per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questo podcast e se c'è qualcosa che reputi non corretto o sbagliato, segnalamelo su Instagram al profilo Ermanno Ceccherini o nelle email che lascio in descrizione. Se il podcast ti è piaciuto, lasciaci una recensione o una valutazione. E se vuoi dire la tua, non esitare a contattarci. Ci sentiamo nel prossimo episodio.